Finisce in parità 1-1 il primo atto dei playout, la gara di andata tra Lumezzane e Teramo, un risultato che certamente non ipoteca la salvezza per il Teramo, ma è un risultato che può indirizzare la gara di ritorno. Si gioca praticamente a Teramo perché ci sono 200 tifosi calorosissimi che vincono nettamente il duello sugli spalti con la silente tifoseria del Lumezzane. Teramo che dopo 30 secondi ha subito la palla gol del vantaggio con Di Paolo Antonio, che però spara addosso al portiere Passo. L'estremo difensore di casa sarà il protagonista assoluto del primo tempo, perché il Teramo non incanta sotto il profilo del gioco, ma ha diverse palle gol. La seconda è quella di Marco Sansovini, che vince il duello con Sorbo, va alla conclusione da posizione defilata, ma Pasotti risponde a risposta del Lumezzane con la serpentina dell'ecuadoregno Varas, che impegna severamente Narciso. Poi ancora il Teramo con Baccolo sugli scudi, ma in versione negativa, perché sono due le palle gol mancate dal centrocampista ex Catanzaro. Nel primo caso calcia un rigore in movimento, Pasotti dice no e Pasotti lo ipnotizza poco dopo quando riceve palla sul filo del fuorigioco, ma Baccolo gli tira praticamente addosso e dopo aver tanto sciupato il Teramo subisce il gol dello svantaggio. Lo sigla l'uomo più pericoloso del Lumezzane, Antonio Bacio Terracino, che elude la trappola del fuorigioco del Teramo e batte Narciso in uscita. Una vera e propria mazzata prima di andare negli spogliatoi, prima dell'intervallo, per la squadra di Ugo Lotti, che nel secondo tempo stenta nei primi minuti, tanto che al sesto è Speziali a impegnare nuovamente Narciso di testa su cross di Oggiano. Al settimo fuori Baccolo e dentro Fratangelo, Teramo più offensivo e che nel momento di massima difficoltà tira fuori l'azione del pareggio. Scambio Sansovini di Paolo Antonio sulla sinistra, di Paolo Antonio fila via, vede il taglio di Spighi e lo serve. Spighi tocca in maniera sporca ma efficace e la palla supera questa volta Pasotti per l'1-1, che sarà anche il risultato definitivo. Da quel momento, girandola dei cambi, dentro Barbuti per Sansovini, anche nel Lumezzane ci sono un paio di sostituzioni, ma il Lumezzane spinge senza costrutto, il Teramo si difende in sostanza con ordine senza soffrire più di tanto, anzi nel finale Fratangelo manca una rifinitura per Barbuti e nel corso dei 4 minuti di recupero su azione d'angolo Caidi spaventa l'estremo difensore di casa. Finisce dunque 1-1, sospiro di sollievo per l'entourage teramano, ma per la salvezza serviranno altri 90 minuti di sofferenza.